Sì, per i comuni l'infrastrutturazione con la fibra è assolutamente importante perché è rilevante per il processo di crescita delle città e anche per una sorta di democrazia diffusa che può essere estesa a tutti i cittadini. Le città con la fibra diventano più ricche di opportunità, diventano più produttive, ma anche più smart, quindi più accessibili da parte di tutti, vuol dire che si danno più servizi ai cittadini che vengono, vuol dire, che hanno a disposizione poi la possibilità di utilizzare, diciamo, questa infrastruttura accedendo più facilmente, per esempio, ai servizi pubblici, alle attività anche, diciamo, legate al mondo del lavoro, quindi questa è un'occasione anche per le regioni e per le città che sono all'interno di regioni sottosviluppate perché questo gap possa essere ulteriormente ridotto. Ovviamente è importante anche il processo di rapidità, diciamo, della infrastrutturazione, perché prima arriva la fibra nei comuni, nelle città, prima, voglio dire, questo processo di crescita del territorio può implementarsi. ANCI ha diffuso ai comuni un prontuario per semplificare le procedure, anche che riguardano ovviamente la realizzazione dei lavori legati alla messa in opera della fibra, ed è sempre disponibile per trovare il modo di semplificare anche questi processi, anche in relazione a quelli che sono gli altri pareri che occorrono, non solo quelli dei comuni, ma quelli degli enti sovraordinati per quanto riguarda la normativa di tipo vincolistico, diciamo, che è legata per esempio ad aspetti paesaggistici, ad aspetti archeologici o di natura idrogeologica.